Ciao Grandi, oggi andando a lavorare con una fiacca addosso incredibile, cioè mia voglia di lavorare è praticamente zero oggi, ma vabbè, non è che gli altri giorni ne abbia tanta di più, me l'avevo già detto altre volte. Comunque, mentre vado a lavorare vi volevo parlare di come è nata in me la passione della montagna. Cercherò di farlo brevemente perché è un discorso in cui ho paura che mi ci perderei dentro. Allora, intanto per incominciare, io ho sempre amato molto la natura fin da piccolo e il mio sogno era fare il naturalista, andare in giro, fotografare la natura, gli animali, studiare gli animali, insomma fare tutte queste cose qua. Infatti ero un continuo guardare documentari in televisione, cioè era un continuo. Poi però c'era da studiare troppo e allora forse è per questo che quella cosa non l'ho fatta. Però per venire poi alla grande passione della montagna o dell'avventura più che altro, perché la montagna alla fine della fiera è un contorno della mia grande passione di esploratore, perché più che alpinista forse mi sento esploratore, anche se sono stato e sono un alpinista a tutti gli effetti. Avevo attorno ai 6 anni e guardavo spesso la trasmissione Jonathan Dimensione Avventura del grande Ambrogio Foga. Io seguivo quella trasmissione e da lì, guardando un filmato della tragedia dell'Eiger, una delle uniche montagne che non sono mai riuscito a scalare, e per 4 volte sono andato ai piedi di quella montagna, per 4 volte sono salito, ma non sono mai arrivato in vetta dal versante nord. Sono salito da altri versanti ma mai da quello nord, non ci sono mai riuscito per paura, per maltempo, e queste due cose qua messe insieme, cioè per 4 volte queste due elementi mi hanno fermato, cioè la paura e le avversità climatiche e le avversità della montagna stessa. Quindi però è quella che alla fine ha segnato tutta la mia vita, nel senso che io guardando questo filmato, restando sveglio fino a notte inoltrata per guardare questo filmato con mia madre che mi ricordo, guarda che devi andare a scuola il giorno dopo, guarda che devi andare a scuola il giorno dopo, mio padre uguale, però mi hanno lasciato lì a guardare questo documentario fino alla fine, finché purtroppo sono morti praticamente tutti i membri di questa spedizione e il filmato finisce. Io con questo filmato nella testa, prima di andare a letto, vado da mio padre, lo sveglio e dico: papà, voglio fare l'alpinista. Ed ecco, lui mi guarda, ok, sì, vabbè, ne parliamo domani, perché è molto assonnato, lo ricordo proprio come se fosse ieri, molto assonnato, mi dice proprio così. Il giorno dopo mi sveglio, mio padre era già andato a lavorare, quindi non avevo potuto parlarci di nuovo, però con mia madre mi fa: ma il papà avrà capito che voglio fare l'alpinista? Sì, 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 Mario, vai a lavorare, cioè vai a scuola. E vabbè, allora vado a scuola, torno a casa, aspetto la sera che mio padre ritorni dal lavoro e gli ridico che voglio fare l'alpinista. Lui mi guarda, rimane un po' in silenzio e poi mi dice: va bene, però farai tutti i corsi che devi fare e se li supererai con ottimi risultati farai l'alpinista. Mi portò a fare questi corsi, lo ringrazio molto di questo. E niente, così è incominciata, anche se devo dire la verità, hanno tentato più e più volte di farmi ad avvicinare a qualche altro sport che non fosse l'alpinismo, tipo mi avevano iscritto a calcio, mi avevano iscritto a tennis, mi avevano iscritto un po' a tanti sport per cercare di deviare la mia passione, giustamente li posso capire, le ansie e le paure che potevano venirgli nell'avere un figlio che usciva di casa la mattina prestissimo, perché gli orari dell'alpinismo sono praticamente prima ancora che si svegli la gallina,
e quindi di conseguenza è che poi torna a casa magari non il giorno stesso ma il giorno dopo, se non il giorno dopo ancora, e quindi li capisco e li comprendo ancora oggi, le paure di quando mi vede uscire di casa con lo zaino. Secondo me non è tranquillo neanche oggi, dopo 40 anni di alpinismo, secondo me quelle paure gli rimangono. E difatti ringrazia, secondo me, il fatto che il suo secondo figlio non faccia questo sport ma ne faccia un altro. Comunque non mi ha mai fermato e così ecco che nasce questa mia grande passione, che cresce in pianura e quindi vado a ricercare quelle forti emozioni facendo altre cose che simulino l'alpinismo, quindi ricerco emozioni, poi comprendo che l'alpinismo è anche esplorazione, quindi anche attraversare un bosco fa parte di una piccola branca dell'alpinismo, perché nelle grandi spedizioni in posti isolati del mondo, per raggiungere una montagna magari prima attraverso un intero boscaglio, attraverso un'intera foresta, una palude, scavalchi vallici di montagna e tutto quello che ci può essere prima di arrivare alla montagna. Ed ecco anche perché c'è l'esplorazione nella montagna, ed ecco perché un alpinista non sdegna mai di attraversare un bosco, non sottovaluta mai anche attraversare un campo in pianura per arrivare a quella determinata montagna. Ed ecco che anche quello diventa una branca dell'alpinismo, che poi negli anni c'è l'evoluzione, l'alpinismo si spacca anche in tante piccole altre discipline, a partire dal trekking esplorativo, all'adventure, che è una disciplina poco conosciuta in Italia ma esiste. Poi c'è il boulder, l'arrampicata e tutte le altre che sono nate a seguito, che hanno spaccato l'alpinismo, ma l'alpinismo rimane alpinismo. Quindi chi fa alpinismo in realtà non è bravo in nessuna di queste discipline, perché chi fa tutto non eccelle mai in nessuna. E così alla fine conosci un po' tutto ma non conosci niente. Ed ecco perché continui ad esplorare, perché vai a cercare quelle emozioni, quelle cose che ti fanno battere il cuore. Mi è stato chiesto se questa cosa, questa mia passione, viene da qualcuno che mi trascinava. No, non viene da nessuno, almeno nella mia famiglia non c'è. Mia madre era appassionata di mare, mio padre sì, passeggiate in montagna ne faceva, per boschi con lui ci andavo, ma più che altro per raccogliere castagne o similari, e quindi mi portava spesso in riva al fiume vicino a casa, ma più che altro è nata tutta da me, e anche forse dal fatto di non essere bravo in nessun altro sport. Io ero una schiappa in tutto, giocavo a calcio, facevo pietà, giocavo a qualsiasi altro, giocavo a tennis, giocavo a basket, pallavolo, qualsiasi cosa io provavo a fare, io ero una schiappa. Andavo in montagna, potevo veramente dire la mia, mi ci voleva pochissimo imparare una tecnica con la corda, mi ci voleva poco a comprendere come passare un determinato passaggio in montagna, in che modo muovere il mio corpo, tutte queste cose, cioè, quindi era proprio il mio elemento, cioè è il mio elemento, io là mi sento me stesso, un po' lì riesco veramente, perché io purtroppo ho un problema, oltre al problema delle gambe che mi è sorto negli anni, però io sono anche nato con un problema ad una gamba oltretutto, e quindi zoppico un po', no? Quindi non riesco a correre troppo bene, non mi muovo con estrema agilità, corro, insomma faccio quello che riesco, lo faccio. Se adesso uno mi dice andiamo a correre 10 km, vabbè 10 km i miei polmoni non ce la fanno, però
andiamo a correre 5 km, io corro 5 km tranquillamente, ma se lo vedete anche nei filmati io zoppico un po'. Un po' è dovuto al mio problema delle gambe che mi è insorto nel tempo, e un po' è questo coso con cui sono nato e quindi ho questo deficit. E però in montagna, e lì non c'è questo problema, perché quando salgo, salgo con il mio ritmo, che molte volte è anche più veloce di chi mi segue. Non so se è perché inconsciamente la mia mente riesce a bypassare questo problema e quindi a farmi andare lo stesso. In arrampicata, a parte che non riesco a incominciare le pareti col piede sinistro e quindi devo sempre trovarmi una mia maniera alternativa di incominciarli con la destra, in maniera da poter partire, perché se io devo partire di sinistro io non ho forza nel sinistro, quindi automaticamente ho questa cosa. E però non mi ha mai creato problemi. Poi che cos'altro vi posso dire? Una passione quando nasce nel cuore la trovi. Per me, per dire, fermare la macchina adesso e attraversare quell'enorme prato che ho davanti per arrivare a quel gruppo di piante là in fondo solo per vedere che cosa c'è, per me è emozione. E queste emozioni che hanno fatto nascere in me la mia passione. E con queste emozioni, cioè, quando ci sei, quando mi trovo ad affrontarle, perché sono le mie emozioni, i miei freni e il mio acceleratore, beh, in quel momento che la passione si riaccende e quindi vivo a pieno quello che sto facendo. Non saprei in che altra maniera spiegare come è nata in me tutta questa mio amore per la montagna, mio amore per la natura, a tal punto da farmi rinunciare anche a tante altre cose nella vita, chiamiamola normale, fra virgolette. Non aggiungo altro perché rischierei di far confusione. Quindi vi saluto, ciao grandi, alla prossima. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciate un commento o mandate un'email. Alla prossima, ciao!